Ok, allora, l'argomento di oggi lo troviamo in Seconda Corinzi al capitolo 8. Parlerò di qualcosa che trarrò da questo passo. Letteralmente questo è il capitolo che parla molto, ecco, diciamo, comunque che viene usato molto, forse non tanto in effetti, per le offerte, per parlare di soldi. Ma non è tanto di questo che parlerò, però voglio trarre un principio da questo capitolo che parla essenzialmente delle offerte. Perché parla di questo? Perché al di là del titoletto che molte Bibbie hanno, che dice istruzioni per la colletta, ma sappiate che i titoli non esistevano nella Bibbia originale, nei testi anzi originali, ma sono stati messi dopo. Però contiene delle istruzioni per la colletta, cioè per le offerte, ma non è di questo che parleremo tanto. Comincia proprio raccontando questo. All'inizio del capitolo 8 c'è questa chiesa, anzi queste chiese in Macedonia, che vivevano delle grandi tribolazioni dal punto di vista di persecuzione e anche di povertà. Spesso le cose andavano assieme, chiaramente, no? Ma nonostante la loro grande povertà, dice l'Apostolo Paolo, si sono prodigate tantissimo per sostenerli, per partecipare alla colletta. Sapete che l'Apostolo Paolo, quando viaggiava per le chiese, raccoglieva offerte, non tanto per sé, questo è importante sottolinearlo, ma da portare poi in altre chiese dove magari c'erano dei bisogni. Una cosa che fece, lo troviamo negli Atti, raccolse delle offerte che potevano consistere anche in cibo, non semplicemente in denaro, ma anche denaro, per portarle alla chiesa di Gerusalemme che viveva una grande persecuzione, quindi una situazione di pericolo e comunque dove non potevano magari lavorare. Quindi faceva questo. E queste chiese della Macedonia, Paolo le esalta perché dice: nella loro grande povertà hanno voluto a tutti i costi darci qualcosa, in sostanza. Dice: la loro estrema povertà ha sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Quindi sono stati molto generosi nonostante avessero poco da dare. Quindi esalta più il gesto che effettivamente quanto hanno dato. Vi ricordate anche l'episodio famoso di Gesù che guarda l'anziana che porta una moneta nel tempio e dice: lei ha dato più di tutti gli altri, perché guarda al cuore di quella persona, non tanto a quanto ai nostri occhi può aver dato. E così dice anche Paolo. In sostanza, esalta il loro animo. E dice una cosa interessante, comincia a parlare fa un discorso interessante sul fare, e questo passo lo voglio utilizzare per questo. Parla molto del nostro desiderio di fare le cose. E effettivamente è quello che noi poi facciamo, quindi da una parte il desiderio e dall'altra l'azione. Dice al verso 6: noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia come l'ha iniziata. Tito aveva iniziato un'opera in quella chiesa. E Paolo sottolinea il fatto che l'ha esortato a completarla, quindi a portare avanti qualcosa. Molto spesso, e questo lo dirà dopo e lo vedremo, molto spesso noi ci mettiamo dei propositi, abbiamo il desiderio di fare qualcosa di buono per Dio, per gli altri, eccetera. Lo cominciamo, ma non lo continuiamo. Lo cominciamo, ma lo lasciamo lì.
Questo capita, è una cosa comune per le persone, perché non è facile perseverare in qualcosa e portarla avanti, portarla fino a compimento. E questa è l'esortazione che in qualche modo fa Paolo. Dice, io al verso 10, io do a questo proposito un consiglio utile a voi, che dall'anno scorso avete cominciato per primi non solo ad agire, ma anche ad avere il desiderio di fare. Fate ora in modo di portare a termine il vostro agire. Come foste pronti nel volere, siate anche tali, nel realizzarlo secondo le vostre possibilità. Ora, qua ci sono dei punti fondamentali e li voglio vedere. Il primo è che queste persone hanno preso a fare, ad agire. E dice, avete preso ad agire, ma anche ad avere desiderio di fare. Lo mette quasi al contrario, loro hanno cominciato a fare qualcosa di buono, attività, opere, eccetera, e anche ad avere desiderio di fare altro. Quindi vedete quanta com'era vivo questo desiderio. Quindi non era solo una fede a parole, ma facevano già effettivamente qualcosa. Spesso noi cominciamo con tanti desideri e non ne iniziamo neanche uno. Questo è un rischio di chi ha tanti desideri, no? Che non ne inizia poi neanche uno. Loro invece avevano cominciato a fare qualcosa, sta parlando della chiesa di Corinto, perché la lettera è ai Corinzi, avevano cominciato a fare delle cose e più facevano e più avevano desiderio di fare altro. E Paolo li richiama alla concretezza. Concretezza che cosa vuol dire? Dice, fate ora in modo di portare a termine il vostro agire, scusate, come foste pronti nel volere. Quindi li chiama alla concretezza, ma poi gli dà una regola, una chiave che secondo me è la chiave d'oro di tutto questo discorso. Dice al verso 11, secondo, quindi siete pronti a realizzarlo secondo le vostre possibilità. E questa è la chiave di tutto il discorso e di tutti i discorsi che si fanno riguardo al fare nella Chiesa, perché spesso possiamo essere trascinati dal fare. Quindi ci sono due rischi sostanzialmente per noi cristiani, un po' per tutti, ma per noi cristiani per quanto riguarda il nostro desiderio di fare il bene, ecco. Il primo è di volere fare tante cose e non farne nessuna. Questo è il primo rischio che tutti noi corriamo. E il secondo è di fare troppe cose e andare oltre alle nostre possibilità. E quindi cominciare poi a stare male. Quindi siamo o frustrati perché vogliamo fare tanto, ma non facciamo nulla, di fatto, oppure possiamo essere frustrati perché facciamo troppe cose e finiamo per esaurire completamente le nostre energie o le nostre risorse, anche materiali, per voler fare troppo. Quindi dice, siate pronti, portate a termine le vostre agire, siate concreti, ma secondo le vostre possibilità. E qui arriva a spiegare questa regola d'oro che vi voglio dare oggi. E che credo che dovremmo tutti noi pensarci ogni volta che ci sentiamo chiamati, che sentiamo il desiderio di fare qualcosa o di dare anche, anche economicamente. Ed è questa, anche perché ricordiamoci che qua sta parlando soprattutto di dare economicamente, anche se noi ampliamo il discorso anche a tante altre cose. E dice, verso 12, la buona volontà, quando c'è, è gradita, in ragione di quello che uno possiede e non di quello che uno non ha. Ripeto, la buona volontà è gradita, quindi il fatto che uno dice, ah, voglio dare tantissimo, oppure voglio fare tantissimo, voglio essere sempre attivo nel fare questo, fare quest'altro. Perché si sente pieno di Dio, pieno di desiderio. Okay. Questo è gradito, cioè questo è bellissimo. Ma dice, in ragione di quello che uno possiede. E questo possiede, lo voglio sottolineare, è possiede materialmente,
io voglio sostenere una missione, ma ho tot soldi al mese che mi servono per mantenere me e la mia famiglia, eccetera, non posso dare metà del mio stipendio a questa missione perché voglio sostenerli. Perché questo può creerà poi dei problemi nella mia vita. Quindi sto andando oltre a ciò che è nelle mie possibilità. Oppure, per non parlare di soldi, se io voglio spendere ogni momento libero che ho per fare un'opera, andare a trovare gli ammalati, andare a parlare con qualcuno, servire la chiesa, suonare, eccetera, ad un certo punto non avrò più tempo neanche per la mia vita, per le persone più accanto e comincerò a rovinare la mia vita, giusto? E quindi sto andando oltre a ciò che io possiedo, al tempo che io possiedo. Quindi dice, la buona volontà è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Non puoi dare ciò che non hai, questa è la grande regola. Devi dare ciò che hai, ciò che è nelle tue possibilità e sapere che Dio non ti chiederà mai di andare oltre. Se Dio ti ha dato quella possibilità, come ha dato alla donna anziana quella moneta, quella moneta è ciò che tu puoi dare. Scusate per la vibrazione del telefono. Quella moneta è quello che tu puoi dare. E continua, verso 13. Infatti, non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Ecco, ci sono stati casi, questo lo si vede molto parlando di soldi, perché i soldi sono più visibili, il tempo a volte non ce ne rendiamo conto, le altre cose, i soldi invece li vediamo. Ed è capitato di persone che per dare decime e offerte alla Chiesa hanno messo in difficoltà economicamente la loro famiglia. Queste sono cose che sono capitate in molte chiese, in molte situazioni, forse non tantissime, ma sono capitate. E questo quindi è molto visibile, quello che sta dicendo Paolo. Non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo ad altri, ma ampliamo il discorso anche con ciò che noi abbiamo spiritualmente, il nostro tempo, la nostra energia. La nostra passione, il nostro benessere, il nostro buon stato d'animo. A volte noi rischiamo di svuotarci completamente, arrivare a stare male perché abbiamo dato troppo agli altri. E non è quello che Dio ci aveva chiesto, semplicemente perché Dio ci chiede quello che c'è scritto qua, di dare secondo quello che abbiamo. Se tu in questo momento, in questo periodo della tua vita, hai pensieri, hai cose tue, hai hai poco tempo per te stesso, per la tua famiglia, eccetera, Dio non ti sta chiamando a continuare a svuotarti, a pensare ad altri, a dare, a fare. No, ti sta chiedendo di pensare a te. E quando starai meglio, di fare, di riprendere a fare quello che hai nel tuo cuore, senza mai andare tu nel bisogno. Questa è una regola, è una delle prime regole. Non so chi ha fatto il corso, sapete quei corsi di pronto soccorso che fanno, no? Si possono fare, no? Per la rianimazione polmonare, eccetera. Io una volta l'ho fatto e una delle regole che davano proprio all'inizio è che il soccorritore non deve diventare una persona da soccorrere, perché se no si crea un problema. Quindi se, per esempio, se una persona è stata fulminata e c'è dell'acqua per terra, tu non devi andare, devi metterti prima in sicurezza, perché sennò poi se servirà un'ambulanza anche per te, giusto? E questa è una delle prime regole che tutti quelli che fanno soccorso, anche a livello professionale, sanno. Non devono
mettersi loro nel pericolo, perché sennò servirà qualcuno anche per loro. E questa è una regola che possiamo portare a noi: non dobbiamo andare noi nel bisogno. Noi avremo sempre bisogno di qualcosa. Faccio un esempio: se tu fai molto per gli altri, se tu ascolti molte persone che si aprono e gli dai dei buoni consigli, e riesci a fare questo, questo è un dono che Dio ti ha dato, ma tu hai anche bisogno poi di avere qualcuno tu con cui parlare, con cui sfogarti, con cui liberarti dei pesi che magari altre persone ti hanno dato. Infatti, molti di voi magari lo sanno, tutti gli psicologi sono obbligati ad andare loro stessi dallo psicologo, perché nel fare il loro lavoro si caricano di molti pesi, di molte parole che sentono, eccetera, e questo li può mettere nel bisogno a loro stessi. E questo è qualcosa che ci parla di quello di cui stiamo discutendo oggi, cioè dobbiamo portare a termine ciò che vogliamo fare. Se abbiamo delle idee, delle cose, lavoriamoci, impegniamoci, che non restino soltanto desideri. Paolo dice questo, no? Che non siano solo desideri. Mettetevi nella condizione di portarli a termine, però sempre pensando a quello che hai, a quello che possediamo. E voglio chiudere questo discorso. Vi avevo detto che sarei stato breve, ve lo voglio chiudere con questo, con l'ultima frase che dice, dopo che ha detto non si tratta di mettere voi nel bisogno per dar sollievo ad altri. Dice, infatti, ma di seguire un principio di uguaglianza. L'uguaglianza penso che sia una delle cose più importanti che dobbiamo ricercare. Spesso il cristianesimo, con questa scusa del voler sempre spingerci a fare, a dare, anche spingerci alla povertà a volte, no? Perché beati i poveri, sì, ma non in questo senso, non nel senso che devi diventare povero per essere beato, no? Ci ha spinto a questo, a spremerci come persone sempre di più. E non è questo perché allora sei santo, perché allora stai facendo la volontà di Dio, perché anche Paolo faceva così. No, devi fare ciò che senti nel tuo cuore che sei chiamato a fare. Tutto il resto, quello che le persone ti dicono che devi fare, per esempio, quello non è la volontà di Dio, ma è quello che tu senti nel tuo cuore, fino a dove riesci ad arrivare. Quel di più non ti è richiesto. E non pensare, ma se non ci penso io, chi ci penserà? Perché vi dico una cosa che non voglio però che sia fraintesa, ma quando l'Apostolo Paolo è partito dalla chiesa di Gerusalemme, lo hanno affidato alla grazia di Dio, no? Ora, non usiamo questo come scusa per dire vabbè, ci penserà Dio, eccetera, però è anche quello un principio. La chiesa non poteva aiutarlo più nel momento che lui partiva. Dopo che è partito, non poteva più aiutarlo fisicamente, quindi hanno pianto, volevano fare qualcosa per lui, ma non potevano più farlo. Non era la chiesa di Gerusalemme, ho sbagliato, forse era Efeso, comunque, son dettagli questi, nel senso, lo hanno affidato alla grazia. E noi dovremmo anche ricordarci questo, che non siamo chiamati noi a fare tutto quello che Dio deve fare. Noi siamo uno strumento, ma un cacciavite non può essere utilizzato se non per quello che è stato programmato per farlo, progettato per farlo. Se tu sei un cacciavite, non puoi, non servi per dipingere una parete. Ti sfido a dipingere una parete con un cacciavite. Mi spiego? E ti sfido ad avvitare una vite con un pennello. Noi dobbiamo
capire che cosa siamo in grado di fare, che cosa siamo chiamati a fare, che cosa è nel nostro desiderio e portarlo a termine in base a quello che abbiamo. Vi lascio con questo.